Gruppo Medico d'Archivio. Diagnostica per immagini e ambulatorio medico specialistico. Sedi a Giulianova e a Teramo. Dopo la vittoria di Trodica, il Monte Giorgio si conferma in trasferta e nell'arco di 15 giorni si porta a casa 6 punti nelle due gare esterne consecutive in terra maceratese. Un gol per tempo e partita senza storia a favore dei rossoblù contro l'Elvia Regina. Eppure la giornata non era certo iniziata nel migliore dei modi per la formazione fermana, che a ritrovo scopre la triste sorpresa della scorribanda notturna da parte di alcuni ignoti negli spogliatoi del Tamburini. Gioco lineare, semplice ma efficace degli ospiti, più compassivo passato e scontato per i padroni di casa, che sicuramente hanno avuto il comando del gioco senza però essere pericolosi in fase di finalizzazione. Di fronte la peggiore difesa del campionato contro la formazione che ha ottenuto più pareggi, ben 6. Al settimo il primo affondo ospite con un contropiede ficcante, scambio tra Marco Aldi e Bracciotti, la cui conclusione termina al lato con la deviazione di un difensore locale. Alla battuta dell'angolo Albanesi, tocco corto per Rossi che al volo di destra insacca alle spalle di Sidoro. Vantaggio ospite e 21esima rete subita dalla formazione maceratese. Il primo cenno di risposta della formazione di casa al 18esimo, dopo una serie di carambole, Rocci mette sopra il montante. Sul calcio d'angolo successivo l'invito di Peterla per Montanari, la cui conclusione forse viene deviata con un braccio da un difensore rossoblù. Siamo al 23esimo, ancora gli ospiti in contropiede, Bracciotti servito a metà campo si invola in aria, duello spalla a spalla con Rapacci, per il direttore di gara ci sono gli estremi per concedere la massima punizione contro i locali. Dopo le proteste e l'ammunizione dell'autore del fallo si porta dagli 11 metri Marco Aldi, che spara però sopra il montante, gettando al vento l'opportunità di chiudere qui l'incontro. L'Elvia Recina cerca di fare la partita, preferendo il lancio lungo a scavalcare il centrocampo ospite piuttosto che giocare in maniera corale. Al 36esimo Giovagnoli si supera smanacciando in angolo la conclusione ravvicinata di Francioni, imbeccato da Di Crescenza. Passiamo al secondo tempo, nemmeno 2 minuti, Bartolucci dalla sinistra pennella uno spiovente da dentro l'area di rigore ospite, stacco imperioso di Marco Aldi in anticipo su Ballini, palla sul 7 e nulla da fare per Isidori, sesta rete per il bomber rossoblù. Al 12esimo punizione per gli ospiti, Pulcini cerca la testa di Marco Aldi che anticipa Isidori, ma di un nulla la sfera non ne vuol sapere di finire in rete. Al 19esimo da palla ferma lo spiovente di Capitan Pietrella, inzuccata di Ballini che però manda il pallone sull'esterno della porta di Giovagnoli. Al 37esimo l'ultima opportunità dell'Elvia Recina, dalla bandierina il capitano locale mette il pallone sulla testa di Tacconi che però non riesce ad incidere sul risultato. Finisce con il 2-0 per il tripudio della formazione ospite.